Sì, voglio dire che la situazione è proprio tragica, è molto pesante. Al telefono con noi Lilia Ciapkis, titolare dell'omonima scuola di danza ad Arezzo, vive in città da ormai oltre 30 anni, ma ha trascorso metà della sua vita a Kiev, dove è nata e dove è stata un importante esponente del corpo di ballo del Teatro Nazionale dell'Opera e frequentato l'Accademia Nazionale di Danza. Lilia è la madre dell'attrice Anna Safroncik, il papà è ancora in Ucraina. Ho tanti parenti, una sorella, mio ex marito, padre di Anna, è là, e tante cugine, compagni di scuola, di teatro, mi stanno chiamando, io sto chiamando loro e veramente loro sono spaventatissime. Un panico, giustamente in città, un grande panico, che nessuno lo aspettava questa, diciamo, svolta. Putin invaso il territorio Donbass e Lugansk, ma Kiev stava in situazione molto tranquilla, perché io vado un mese sì e due no, insomma, era assolutamente tranquillissimo in centro dell'Ucraina. E perciò a sentire dire TV, tutti sono veramente tutti sempre stati preoccupati, sono 14.000 morti sono state, però tutti sono nel Donbass. Capito? Certo. Invece ora è tutta l'Ucraina che è preoccupata, tutta popolazione. Tutta la popolazione. Solo a Kiev siamo 3 milioni e mezzo di abitanti. Cosa le stanno dicendo i suoi parenti, i suoi amici? Vorrebbero lasciare il paese e ovviamente adesso non lo possono più fare. Certo che ora non è possibile perché aeroporti, tra l'altro, stanno bombardando. Vari aeroporti dell'Ucraina stanno bombardando e loro non. Allora, i benzinai pieni, non è possibile più fare rifornimento di benzina, e le macchine in fila vogliono uscire da territorio, per esempio a Kiev, non riescono perché è tutto bloccato e chi non può uscire sta a casa chiuso. Con attesa di governo che sta preparando le persone a evacuare nelle bunker, stanno proprio con Ecco. valigette già belle fatte perché il presidente ha detto preparatevi una valigia di tutto necessario per andare in bunker. Quindi c'è davvero, insomma, ci si Veramente. sente in pericolo di vita, insomma, a tutti gli effetti. Sì, tutte in effetti, perché tra l'altro le mie parenti, io ho chiamato, stanno sentendo i propri bombardamenti in città Kiev, proprio Kiev. Sentono tonfe, aerei pesantissimi passare sopra la testa, è un spavento terribile.